Con il professore Aldo Brugellis abbiamo parlato del futuro del judo a Crotone. Il judo è una disciplina dove il contatto è fondamentale, di conseguenza questa pandemia ha fatto sì che si fermasse completamente. Si spera che dal prossimo settembre l'attività agonistica possa riprendere a pieno regime e soprattutto che venga destinata una struttura dove poter svolgere l'attività della disciplina. Intanto si avvicina il 50° della Judo Calabro Crotone. In questo momento praticamente la disciplina del judo sta soffrendo, soffre proprio perché il judo si fa attraverso il contatto, diciamo, con l'altra persona, quindi la pandemia in questo non ci ha aiutato e né ci aiuta. Speriamo che le cose cambiano, diciamo, in meglio. La chiusura del Palamilone poi è stata anche la ciliegina sulla torta in senso negativo. In questo momento stiamo cercando di recuperare un po' il tempo perso in questo senso. Noi a settembre faremo lo stage regionale, perché la federazione di cui io mi onoro di appartenere è una delle federazioni più serie che ci possa essere nel CONE, dove ti obbliga che tu annualmente devi fare praticamente il corso di aggiornamento. Tutti i tecnici di ogni società della Calabria sono obbligati a partecipare allo stage. A questo stage praticamente che abbiamo fatto nel 2019 avevamo due olimpionici, avevamo la Forciniti, medaglia alle Olimpiadi di Londra, e poi avevamo la nostra Giuseppina Magri. Questo per consolidare e dire, diciamo, il grande rapporto che c'è stato e c'è ancora fra il judo crotonese, che per 50 anni ha tirato, e la federazione, perché in noi hanno stima, fiducia, affidabilità. Oggigiorno, in questo momento, diciamo, Crotone è messa in modo orizzontale, per non usare altri termini. Perché io, parlando con Falcone, il presidente nazionale, e siccome il prossimo anno facciamo i 50 anni di attività, volevamo organizzare un grosso evento per chiudere un po' la situazione. Però siamo senza Palamilone, siamo senza una struttura capace di recepire 1.500-2.000 persone che per 3-4 giorni stanno qua. Non di meno viene sottovalutato il lavoro della famiglia. La famiglia deve stare vicino al futuro campione, diciamo, perché è quello che praticamente aiuta e guida il percorso formativo. In questo momento mi sento non solo, ma proprio demotivato. Demotivato perché io stimo il sindaco, perché, diciamo, per motivi miei personali, perché lo conosco la famiglia, e perché lui è zio della famosa campionessa Antonella Torchia. E praticamente si è aperto, ha detto: io sono qua, però il sindaco si deve mettere un altro vestito, si deve mettere il vestito, diciamo, non da tecnico ma da politico. Nel comune di Crotone comandano semplicemente i tecnici, loro non fanno mezzo passo. Facciamo le cose secondo le regole, nessuno vuole travolgere le regole, però il politico deve avere un po' di coraggio, un po' di determinazione. Se tu fai le cose pulite e le fai alla luce del sole, sta tranquillo che nessun magistrato ti viene, anche perché può capire, diciamo, la buona fede, ce l'ha fatto, ma l'ha fatto in buona fede. E in questo momento, e anche penso fra ancora un paio d'anni, Crotone ha bisogno di una struttura tipo Palamilone, non ce l'ha, e noi abbiamo buttato l'anima. Io so quanta, non mi usare il termine praticamente, nottate, giornate, perché se c'eravamo noi nel Palamilone, come vedete, non si allagava il Palamilone, perché sono state anche tante altre alluvioni. Però noi abbiamo sempre, diciamo, destreggiato e non era mai successo niente. Il Palacro, che mo succederanno le guerre là, perché, che cosa, per esempio, io farò lo stage, qua faccio venire gente importante, devo avere, diciamo, una struttura dove poter fare, diciamo, lo stage. Quindi dovrò chiedere praticamente l'utilizzo, praticamente, diciamo, del Palacro, i 2-3 giorni. Questo certamente andrà poi in conflitto con altre discipline, cioè sarà l'arrembaggio praticamente alla struttura. Mentre invece il Palamilone riusciva a smaltire di tutto, però ho avuto praticamente la disponibilità del presidente, Domenico Falcone,
dice Aldo, noi siamo qua, tu dici quando è che noi diciamo, ci organizziamo, tieni conto diciamo, che è cambiata la situazione, sicurezza, questo e quell'altro, ma noi abbiamo fiducia in te perché loro ormai, noi dal 2000, dal 97 al 2015 Crotone ha avuto il piacere, unica città d'Italia, di ospitare ben 9 interventi competizione a livello nazionale, cosa che non ha fatto nessun'altra federazione, ma questo non è un a favore di Bruxelles, sono gli stessi ragazzi, l'entusiasmo, diciamo la città, noi dobbiamo esportare il nome Crotone fuori.